a questo ristretto ma eletto pubblico, allora diremo che l'Accademia ha sempre partecipato gli anni scorsi all'edizione della Notte della Ricerca, con continuità, però aveva privilegiato i contributi provenienti dalla classe di scienze tecniche o comunque argomenti e letture scientifiche nel senso proprio letterale del termine, attinenti cioè alle scienze naturali e alla fisica, alla chimica, ai laboratori, no, proprio scientifici, e soprattutto alla medicina. Ma la ricerca, voi lo sapete, è propria di tutti i campi disciplinari e il termine scientifico eventualmente è da intendersi riferito non alla disciplina in sé, ma al metodo con cui ci si accosta ad essa e ai risultati che se ne traggono. Dunque quest'anno è presente a questa iniziativa, questa notte più che giornata, anche la classe di lettere e arti, che è espressione di interessi storico-umanistici e che apre gli interventi del pomeriggio proprio presentando un caso, quello di questi dei costumi teatrali delle rappresentazioni classiche al Teatro Olimpico, di grande importanza e significato per la storia dell'Olimpico e per il ruolo dell'Accademia, oltre che di estremo interesse per gli studi legati al mondo dello spettacolo, nello specifico teatrale, e non ultimo, direi, di grande suggestione anche per un pubblico non specialistico. Ci aiuta a introdurre l'argomento appunto questa piccola esposizione, la mostra, la parola mostra mi sembra un po' eccessiva, che abbiamo allestito, come dicevo prima, prima dell'arrivo del Presidente, proprio in occasione di questa di questo ripresentarsi sulla scena dell'Olimpico per la regia di Gabriele Vacis, di questo testo Eschileo sulla guerra, come illustre precedente, appunto un precedente che si pone proprio all'inizio di questo dell'attività del Comitato per gli Spettacoli Classici ed è un segno tangibile. I costumi infatti appartengono a questo corpus, un nutrito corpus di circa 270 costumi, naturalmente suddivisi nei vari per spettacolo. Gli spettacoli non sono tutti rappresentati allo stesso modo in questo corpus, allo stesso livello, con lo stesso numero di pezzi, con lo stesso numero di abiti di scena. E comunque 274 costumi e forse, probabilmente, un numero quasi tre volte tanto di pezzi, cioè accessori di un costume. È questo un genere, dicevo appunto, di grande interesse a cui gli studi nel settore stanno dedicando da circa una decina d'anni, e lo vedremo un poco in chiusura, una particolare attenzione per assicurare loro una catalogazione degli standard catalografici in grado di rappresentarli e in grado di dare il segno di un universo che può singolo in questo caso, ma che può colloquiare con altri dello stesso tipo sulla base di una coinè di schedatura uguale. Quindi aiuta a introdurre l'argomento entrando in medias res la piccola mostra di costumi teatrali realizzata, dicevo, per la messa in scena del 37 per la regia del grande Guido Salvini. Ecco, i costumi dello storico spettacolo, che qui sono 8 su 18 complessivi, che però non sono stati esposti per ragioni, gli altri 10 non sono stati esposti per lacunosità o per lo stato di conservazione compromesso, e provengono appunto da questo fondo che vi dicevo, un fondo di proprietà dell'Accademia, di cui l'Accademia va orgogliosa, fiera e di cui sente la responsabilità della conservazione, e che sono stati fatti realizzare per gli spettacoli dal glorioso Comitato Permanente per le rappresentazioni classiche nel Teatro Olimpico, che si è costituito nel 1935 e si è sciolto, ahimè, questa volta ingloriosamente nel 1986. E fino al 67 invece era stato, diciamo, quasi un feudo, o comunque era stato gestito con grande intelligenza, lungimiranza e cultura dalla figura di Marco Antonio Dalla Pozza, che era cancelliere, ovvero segretario di questo comitato, e che largamente si è speso negli atti dell'archivio. Il suo nome ricorre
corre al di sopra di tutti gli altri, proprio come fulcro promotore. Piccole mostre tematiche come questa, più avanti ne vedrete una, i costumi dell'Antigone nell'edizione del 50, esposti anche questa volta nell'Odeo nel 1994, qui dove sono seduta io, e i costumi dell'Edipo Re esposti nella galleria inferiore del teatro, e una più vasta rassegna in basilica con il relativo catalogo dal suggestivo titolo Olimpico Vivo, curato da Remo Schiavo, accademico olimpico e critico teatrale. Sono tutti appuntamenti che denotano l'interesse dell'Accademia, però sporadico, rapsodico, non preordinato. Allora, attestano appunto il vivo interesse dell'Accademia, seppure episodico, per il corpus di costumi conservati, che al momento lo sono in modo non adeguato entro degli armadi di ufficio e alla sede dell'Arlecchino, dell'ex cinema Arlecchino, quindi non in un luogo non adeguato per la sede e con modalità di protezione conservativa assolutamente inesistenti. Ecco, quindi degli attenzioni episodiche che non affrontano in termini globali e definitivi il problema della collocazione e destinazione, che resta al momento ancora insoluto. Accanto al corpus di costumi, strettamente correlato a questo, l'Accademia detiene anche un ricco archivio specificamente dedicato ai lavori del Comitato, la programmazione e l'organizzazione dei cicli, quindi relazioni, carteggi tra personaggi di profilo e competenze diverse, alcuni molto importanti, bilanci, locandine. Di questo fondo si stanno effettuando il riordino delle carte e la stesura degli indici tematici delle cartelle, una coincidenza con l'interesse riscoperto per questo ruolo di costumi, che fa corpo tutto insieme. Esiste inoltre un archivio fotografico parzialmente ordinato, ne vedremo, ma soprattutto l'Accademia possiede, accanto a questi costumi, un nucleo di circa quasi 200 esemplari, in genere ben conservati, di bozzetti o schizzi o anche semplicemente idee iniziali e aurorali per i costumi, di mano anche di affermati pittori, che Felice Casorati, Sironi. Di Sironi non abbiamo i bozzetti, abbiamo i costumi. O di noti scenografi, Giulio Coltellacci, che attestano la fase creativa originaria degli abiti e creano rispetto ad essi un considerevole valore aggiunto per la ricostruzione del complesso dello spettacolo, cioè dell'evento rappresentativo, che come tale, come evento rappresentativo, è diventato piuttosto di recente oggetto di studio e catalogazione integrata, come vedremo. Tutto questo vasto materiale è stato per la prima volta studiato e presentato da Gino Nogara, che probabilmente molti di voi conoscono, nel grande volume Cronache degli spettacoli nel Teatro Olimpico di Vicenza dal 1585 al 1970, edito nel 72. Lavoro proseguito da Antonio Stefani, con lo stesso titolo, dal 71 al 91, quindi, ed edito nel 92. Quindi a questo archivio e a questo fondo di tessuti si è guardato per studi già ripetutamente, ma come dico manca tuttora una chiave metodologica sicura e certa per poter accedere. E piuttosto, ecco, prevale a volte uno spirito narrativo soggettivo dell'autore e i dati raccolti non lo sono sulla base di un linguaggio comune e da poter trasferire poi in rete su piattaforme digitali, e quindi è un lavoro monco. Ma ora all'eloquenza delle immagini, trattandosi di spettacoli hanno più impatto e pregnanza delle stesse parole, noi adesso andiamo a sostituire velocemente delle immagini per potervi, eccolo qua, ecco, e cominciamo. Questa è la locandina dei Sette contro Tebe, che tra l'altro trovate anche riprodotta accanto ai costumi, e che ci dà conto di questo spettacolo, il
terzo dalla costituzione del comitato, c'era stato l'Ippolito e poi le coefore, ma questo è veramente quello più diciamo di rilievo, anche perché si fregia di questo corredo di costumi veramente importanti, della traduzione del testo fatto da un illustre, da un grecista come Domenico Ricci, e poi la supervisione di questo illustre personaggio dell'Ateneo Padovano, filologo classico, che era Manara Valgimigli. E poi via via tutti i crediti. Sappiamo che i costumi sono stati disegnati, i figurini dei costumi sono stati disegnati da Angelo Calvo, ma purtroppo nulla ci è pervenuto. Andando avanti troviamo due immagini, queste provenienti dall'archivio fotografico, un ricordo a Marco Antonio Della Pozza, appunto dicevo, il ricordo di Sette Tempi, e sono così, ci testimoniano di questa bella e armoniosa della coreografia studiata da Tusnel, da Risso. Entrambe le immagini sono tali. E qui i documenti, oltre a quelli cartacei, queste sono le fanciulle del coro, che ha una grandissima funzione nella tragedia Eschilea, perché dialoga con i guerrieri stretti d'assedio e sotto al tremendo bombardamento fonico dei rumori della guerra, chiusi nella città. Andando più avanti, no, e questa è ancora un'immagine in cui vediamo, e questo è interessante, vedere il personaggio sulla mia sinistra e anche sulla vostra, sì, è lo stesso che indossa, è Memo Benassi, un notissimo attore, il cast attoriale era veramente di alto rilievo, e che indossa quel costume di Eteocle che voi vedete rappresentato lì. Eteocle è il re in quel momento di Tebe, che non vuole cedere il comando al fratello Polinice, quindi alla causa della guerra. Ha anche un altro costume Eteocle, ed è quello rosso, il manto rosso è bellissimo, che vedete, è molto bello, che voi vedete. Ecco, qui già ci troviamo di fronte a un modo di intendere il costume che, ecco, così, in bilico tra una ricostruzione che non, classica, che non è archeologica, ma che è sentita, che è di così, di impostazione, ecco, è ricreata, una classicità felicemente ricreata, con un elemento appunto creativo e comunque di fantasia, anche di fantasia su base un po' documentaria, ma comunque che ritroviamo intanto della produzione dei bozzetti, e che appunto fa distinguere il costume, secondo gli storici, il costume in costume storico, in costume etnico, in costume di fantasia o in costume contemporaneo. Passando a galoppando verso le successive tappe, qui ci troviamo di fronte all'Edipo Re, la locandina dell'Edipo Re di Sofocle, che va in scena nel settembre del 1948, pur essendo stato programmato nel 1939, ma poi sospeso per l'incalzare della guerra, per... Proprio così, alla notizia della presa della Polonia, vengono sospese, ogni attività viene sospesa, e vengono poi riprese circa dieci anni dopo. Caratteri dell'epoca, un certo horror vacui nella composizione della locandina, e andiamo avanti, un'immagine dei personaggi in scena, in cui potete vedere già qualche costume che adesso invece vedrete veramente nella realizzazione. Questi sono i costumi disegnati, realizzati ancora in, direi, ottimo o comunque molto buono stato di conservazione, che sono dell'Edipo Re, e precisamente questo è Edipo, la moglie Giocasta, una delle ancelle, questo era il costume di Rossella Falk, ecco, disegnati, realizzati da una sartoria romana, ma disegnati da un costumista di rango, che è Giulio Coltellacci, che tante volte tornerà all'Olimpico, legato anche da ricordi familiari, lo zio e il padre avevano qui recitato, avevano svolto ruoli importanti precedentemente al 35, all'inizio del secolo, e dunque e anche qui possiamo dire di una
classicità rivissuta in termini cinquecenteschi, sembrano quasi di un'ampiezza e di una rotondità, tornando indietro, direi veronesiana quasi, no? La bellezza dei tessuti, i disegni che chiaramente si vogliono, più che il disegno, la realizzazione, perché di questi disegni non li abbiamo, la realizzazione che chiaramente è ispirata al contesto architettonico in cui la rappresentazione viene messa in scena, queste volute ioniche a sottolineare le spalle di Egisto, oppure queste foglie di acanto che ne guarniscono le maniche, quindi un richiamo proprio al luogo. Ecco un'altra caratteristica che possono avere i bozzetti e quindi poi i costumi che ne dipendono, in genere con una certa libertà, non proprio così fedelmente, possono essere influenzati più o meno, accettare, sintonizzarsi oppure rifiutare l'ambiente in cui si viene a recitare. Questo per la decisione del regista, che talvolta è perfettamente in linea con il costumista, a volte meno. Sono situazioni di volta in volta diverse che bisognerà appunto ricostruire. L'ultima, ecco, vedere i costumi possono essere anche riusati. Qui è Ugo Pagliai con una comparsa così, che veste uno degli abiti di Edipo e lei indossa appunto il costume di una delle ancelle che era stato usato da Rossella Falk. E siamo qui nel 49, nel 48 vi ho detto, qui invece la Medea, siamo nel 49, la Medea ha di nuovo una locandina con una grafica simile a quella precedente, esemplata sulla precedente, vedete che in una cartellone unico, in una locandina unica vengono citati più di un spettacolo, la Medea, la commedia degli straccioni di Annibal Caro, quindi anche un elemento realizzante rispetto al luogo dell'Olimpico, perché è una commedia rinascimentale, poi l'incoronazione di Poppea, quindi programmi tutti diversificati in cui il testo classico ha la preminenza, però altri si accompagnano e sempre di grande livello. I costumi di questa Medea, di Euripide, sono disegnati da Mario Sironi, ma purtroppo non li abbiamo. Abbiamo però, ecco, potete vedere però un particolare delle vesti e vedete quanto, ecco, questo disegno è anche questa bellissima, in cui questo decoro a onde e a colori scuri, sappiamo che erano bruciati, e bruciato è nero e bianco, ecco, ci dicono proprio della qualità pittorica, no? Che si trasmette anche ai tessuti. Qui siamo un anno eccezionale per gli spettacoli classici. Ah, vi prego di guardare che c'è scritto spettacoli dell'Accademia Olimpica in alto. Questo ci riempie di orgoglio e ci ricorda tempi passati, perché poi con lo scioglimento del comitato, vi dicevo, nell'86 era un comitato paritetico comune accademia. Il comune, tra l'altro, è proprietario ormai storicamente all'epoca del teatro, è così e non poteva che essere così, però l'Accademia sedeva con questo ruolo importante, tant'è vero che ascrive a sé questi spettacoli classici. Dopo lo scioglimento del comitato, l'Accademia e la gestione in proprio da parte dell'amministrazione, dell'assessorato, cosa che continua tuttora, l'Accademia aveva perso progressivamente questo ruolo, così fino a non entrare più nell'organizzazione, assolutamente neanche sedere ad un tavolo. Negli ultimi anni, con la gestione dell'ultimo ciclo, il 76esimo, è tornata a occupare il posto che storicamente e ontologicamente le compete, e collaborando con il direttore artistico. Il 50 allora vede andare in scena La Sofonisba di Gian Giorgio Trissino, un testo rinascimentale molto importante, che già era stato rappresentato all'epoca, nel 1561, in Basilica, quando ancora gli accademici non avevano una loro sede teatrale e si appoggiavano di volta in volta a soluzioni temporanee.
la Sofonisba e poi l'Antigone è di Sofocle nella regia di Guido Salvini, mentre la Sofonisba è in quella di Strehler. Allora, perché ecco qui vedete la locandina che nel frattempo ha cambiato, le possediamo tutte, ha cambiato grafica, è diventata tutto sommato più leggibile, più accostante, e vediamo adesso i figurini, i bozzetti di Giulio Coltellacci per la Sofonisba e per la regia di Giorgio Strehler. Siamo nel ciclo sesto, 1950, e qui vedete la mano filante bellissima di queste gouache, l'enchement della figura, il carattere possente della figura maschile. Sono ecco volutamente sono i personaggi diciamo africani, che volutamente vestiti di bianco con carni veramente abbronzate così, e poi anche pelli di tigre drappeggiate, mentre i romani ecco vestono qui sono in una tonalità dell'azzurro, ma nella realizzazione dei costumi erano sui toni verdi, e sono tutti i romani, da Scipione a Catone e l'altro adesso non lo ricordo, è Lelio. Ecco, non vedete qui i costumi, ma scusatemi, non potevo portarli, si possono soltanto sistemare su manichini, noi li abbiamo così su stampelle e gruccia all'interno di armadi, ma vi prego di immaginare, ecco, di questi esiste un grande numero di costumi che riproducono ecco, con un certo scostamento dal bozzetto così, così nervoso e filante di Coltellacci, ma comunque rispettano quest'idea. L'ultima dei bozzetti ve l'ho portata perché è questa figura di Massinissa così possente con queste decorazioni sul capo e si intravede tra gli attori, vediamo un po', è qua, no, questa è Elena Zareschi nel ruolo di Sofonisba. Questo invece è Lelio, qui di nuovo lei, qui è lei morente, e ancora avanti questa figura. No, credevo di aver portato un parallelo proprio tra questa figura di Massinissa disegnata e poi il costume. Teatro Olimpico di Vicenza, Antigone 1950, autore Sofocle e Guido Salvini il regista, bellissimi bozzetti direi, è sempre Giulio Coltellacci, questo è il costume di Creonte, poi segue il costume di Emone, il giovane promesso ad Antigone e che condividerà con lei un destino di morte, eccola qui Antigone. Poi un bellissimo Tiresia, direi con un mantello, con queste drappeggiato a zigzag, con queste pieghe che ricadono pesanti. E poi questa è invece Ismene, la sorella più timida e meno coraggiosa di Ismene. E infine, molto bello questo, nei colori, in questi accostamenti di nero e azzurro, la figura di un soldato di Creonte. E qui vedete appunto alcune immagini della rappresentazione. Ecco, la rappresentazione noi complessivamente, faccio una notazione che ci servirà dopo, la vediamo soltanto per rappresentazione così o fotografica, da quando c'è la fotografia, oppure di riprese così. Quindi il vero portato materiale, la vera testimonianza materiale di uno spettacolo sono proprio i costumi, no? Quanto resta proprio di materiale. Qui sono di nuovo i soldati con questi bei giubbetti, l'abbiamo visto nel modello di Coltellacci. E qui sono ancora questi bellissimi, questo è Salvo Randone nella figura di Creonte sulla destra, e altri sono dignitari di corte. E questo è Tiresia,
Vedete che Tiresia il bozzetto di coltellacci era più essenziale, meno così, qui invece si è impreziosito l'abito di decorazioni, però ecco, è sempre molto, è una figura vestita di larghi panneggi. Non abbiamo pensato una cosa particolarmente originale, se non per il fatto che appunto era collegata allo spettacolo di questo che inaugurava il 76esimo ciclo, perché già nel 94 i costumi di Antigone erano stati riproposti proprio qui dove io sto sedendo, con una mostra molto simile nell'impostazione. L'Elettra, questa nella regia di Giorgio Strehler, i costumi sono stati portati dal Piccolo di Milano, però già si avvalevano, e ce li abbiamo noi, dei bozzetti di Felice Casorati, quindi un pittore di tutto rispetto che noi conosciamo per le sue bellissime, per la sua tavolozza delicatissima di colori, per i suoi nudi quasi, per le sue forme così, così pure. Qui invece, forse perché è un bozzetto per il teatro, calca la mano sul colore e il pedale sulle decorazioni. Questo è Crisotemide, sempre dal Felice Casorati di Strehler, Sofocle nella Predicazione. Questo è Egisto e questo ancora è Oreste. Poi vi avevo accennato brevemente ad una mostra più grande in Basilica che era stata allestita nel 77. Qui ne vedete una foto, una riproduzione. Ecco, l'allestimento non facile in Basilica non è forse dei più felici, o comunque non ha proprio un colpo d'ala particolare, ma come dico è difficile allestire in Basilica, e è un'idea questa che chissà se potrà essere riproposta anche in futuro, sarebbe bello. Allora, questo, ma non solo classici proprio greci. Il termine classico si attaglia anche a dei testi che sono diventati sono diventati pietre miliari della nostra cultura, della nostra letteratura teatrale, e quindi sono in questo senso classici, come per esempio L'avaro di Molière. Manca un accento grave sulla prima E, e per la regia di Alessandro Fersen, che va in scena nel 1955 e si avvale di questi, direi, folgoranti bozzetti di Emanuele Luzzatti. Questo è Arpagone, poi c'è la figura di Anselmo, tutto giocato su una sinfonia quasi stridente di Rossi, poi questa è la Frosina, che vi dico fin d'ora sarà impersonata da Aveninchi, e sembra già, nonostante il vitino sottilissimo, di vedere le forme dell'attrice. E poi Mariana nell'Avaro, che era impersonata da Monica Vitti, e qui allora c'è una fotografia in cui potete vedere al centro appunto Aveninchi e l'altra figura femminile in primo piano vicino alla pozza, che è appunto la nostra, come dicevo, la nostra Monica Vitti. Allora, si potrebbe continuare molto, non tantissimo in questo momento perché non ho da mostrarvi i costumi a raffronto dei bozzetti, perché una campagna fotografica, e questa è una grave lacuna al momento, una campagna fotografica dell'esistente non è ancora stata fatta. Allora, quindi ho aperto e anche concludo, ma lasciandovi, spero, un po' di acquolina in bocca per un po' di curiosità. Ecco, ho aperto un significativo spiraglio sulla profondità e l'interesse del corpus di costumi e i relativi bozzetti che l'Accademia conserva. Questi restano ad indicare nello spirito del restano ora da indicare proprio nello spirito della giornata che celebriamo la linea e i metodi di ricerca che si dovranno seguire per approfondire e divulgare la conoscenza di questa collezione, di questa raccolta.
Ecco, come indicato nel titolo dell'intervento, questo porterà ad una valorizzazione, speriamo, del nucleo, e si tratterà quindi di adottare uno standard, un modello catalografico e di seguire norme codificate di schedatura dei materiali, tali da creare una piattaforma lessicale, una coine linguistica, una piattaforma lessicale univoca e condivisa, e quindi un sistema di raccolta e organizzazione dei dati standardizzata che permetta di dialogare in rete anche con altre raccolte di questo genere e anche di connettersi per chi volesse. L'approccio scientifico allo studio del costume teatrale è un fatto relativamente recente, anche per i nodi problematici che presentano le discipline sulle arti performative di qualsiasi tipo e i molteplici aspetti che queste presentano. Il primo manuale per lo studio del costume teatrale, redatto da Paola Bignami e Charlotte Sicini e edito dalla UTET per il DAMS, risale al 2010, poco più di 10 anni fa, mentre ecco, l'Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione di Roma ha elaborato i suoi standard catalografici per gli altri beni culturali ormai da tanto tempo. Ecco, questo volume porta come titolo principale un'espressione che non mi piace poco, ma che viene usata, il quadridimensionale instabile, per significare che un oggetto, un soggetto catalografico come un costume, sia esso un costume civile o no, veramente qui parla del costume teatrale, ha 4 dimensioni, quelle tradizionali, l'altezza, la larghezza, la profondità e il tempo, perché in effetti l'uso del costume è spalmato su un determinato tempo, non so, un atto, una comparsa, una breve comparsa, un atto teatrale, un intero spettacolo, repliche, forse riusi. E quindi questa quadridimensionale instabile, forse l'instabilità, francamente non lo capisco molto, ma è dovuto a questo fatto che non è un fatto, non è fermo ma legato al tempo. Dunque, schemi concettuali e metodologie di catalogazione applicati a quella galassia dello spettacolo, che è lo spettacolo in senso lato, sono poi ripresi anche nel volume a cura di Vincenzo Bazzocchi e Paola Bignani, Le arti dello spettacolo e il catalogo, del 2013. E entrambi questi testi sottolineano il fatto che il costume teatrale è un aggregato di parti su base temporale. Ecco. E io questo vi trasferisco questa. La scheda che è stata predisposta per la catalogazione dei costumi teatrali ha un titolo, anche questo poco bello, è un acronimo VAC, dove sono vestimenti attuali, vestimenti antichi, scusate, e contemporanei. La parola vestimenti copre anche abiti che non sono l'esistenza di, o la realtà di abiti che non sono strettamente teatrali, per cui per indicare quelli teatrali la scheda porta questa dizione VAC puntino S, sottospecie teatrale. La scheda, forse lo sapete, si compone di tanti campi molto, molto sfaccettati e si basa anche su un lemmario, su un vocabolario molto preciso, in modo tale che l'estensore non si debba abbandonare a ricostruzioni o voli personali di fantasia o di espressione, e quindi riesce a dare il massimo, tende a dare il massimo dell'oggettività alla descrizione e quindi alla conoscenza del dato. Allora, ne traiamo la conclusione che il teatro è una summa di competenze e di mestieri e soprattutto è da una parte effimero e dall'altra materico, e a questa categoria materiale appartengono effettivamente questi costumi. Che cosa dovrà fare l'Accademia adesso? Con determinazione, e vedo il Presidente a cui la determinazione non manca, ma anch'io metto la mia, dovremo accostarci a quella e comunque metterci in relazione con un personale specializzato che si è formato in questa, ha avuto una formazione specifica
sulla base appunto delle indicazioni dell'ICCD, per procedere alla catalogazione, che è il primo della catalogazione SIN, e che è poi una fase di conoscenza. In molti casi si intreccerà con una fase di conservazione, perché alcuni di questi hanno bisogno di essere ripresi per mano, quindi diciamo catalogazione e conservazione insieme, per arrivare, quindi conoscenza e manutenzione, restauro, per arrivare ad una valorizzazione piena, che vuol dire quindi un'acquisizione per noi di tutti i dati che questo patrimonio ci può trasmettere, e una messa in rete e una divulgazione per in vista di un arricchimento e di una intersezione con altre realtà di questo tipo, di cui noi però deteniamo un esempio molto importante e molto ben documentato. Ecco, questa è la ricerca, e direi che a tutti gli effetti scientifica, e quindi si inserisce bene nello spirito della giornata. Anziché aprire, chiudo. Come? Ah, scusate, non sapevo. Scusa, avevo chinato lo sguardo. Prego, se posso. No, sì. Prego. No, so che abbiamo dei tempi contingentati, e per questo. No, mi dice Alessandra che possiamo sforare. Prego, bello. Allora. Presentatevi anche, per cortesia, dite chi siete. Mi interesso del settore, e la mia domanda, alla luce anche di queste ultime cose che aveva detto, era la prima: se quindi questo problema di archiviazione e conservazione era una cosa riferita solo al patrimonio appartenente all'Accademia Olimpica, o se era proprio un problema più diffuso a livello nazionale. E la seconda, se oltre a questi testi sulla catalogazione, da quanto ho capito soprattutto, che sono stati scritti soprattutto per il DAMS, se comincia a esserci uno sforzo anche poi nelle accademie di belle arti e nei corsi di restauro, dove non ho mai visto nei corsi di studio, insomma, cose riferite alla conservazione, per esempio, dei costumi. Sì, il discorso che facevo è riguarda soprattutto l'Accademia, mi sforzavo di dire che quello che riusciremo a fare in Accademia sarà certamente un contributo, no, ad una conoscenza complessiva che si sta facendo. Esistono, per esempio, le posso citare, una mostra permanente del Ministero dei Beni Culturali in una cittadina del Frusinate Serrano, e che è appunto dedicato ad una mostra dei costumi teatrali. I nostri hanno questa specifica classica, principalmente sono così, non tutti, avete visto l'Avaro di Molière e anche altri, e quindi hanno, diciamo, una caratteristica loro, si sta facendo. Il fatto che da un decennio a questa parte l'Istituto Centrale del Restauro, prima il DAMS aveva elaborato, mi sembra di ricordare, un programma che si chiamava RAMSES, era un acronimo che voleva dire archiviazione, riconsiderazione, archiviazione dei materiali dello spettacolo, del campo dello spettacolo. C'è una sensibilizzazione nuova, io sono in contatto e certamente no, e non ho potuta essere qui, era lei che doveva essere qui oggi, ma la giornata della ricerca l'ha trattenuta a Venezia, dove lavora, ed è la professoressa Maria Ida Biggi dell'istituto, della Fondazione Cini, dove dirige l'istituto del teatrale, del teatro e del melodramma, e quindi lei tratta, e poi soprattutto anche all'università, tiene un corso di questo genere. Per quanto riguarda il restauro,
non mi risulta che ci siano proprio centri specializzati solo per il costume teatrale. Il costume rientra così tra i restauri, tra le competenze di un restauratore di tessuti e quindi di abiti, ecco. Forse si potrà andare, in relazione allo svilupparsi del settore, all'interesse che questo suscita, forse si potrà andare anche ad una specializzazione in questo senso. Per il momento è un restauratore, ecco, di tessuti. Ecco. E, per esempio, a me era capitato di far restaurare il Pivial dei Pappagalli del XIII secolo. Avevamo chiamato dall'ABEG di Berna, avevamo chiamato una restauratrice che lì lavorava, un altro di Padova, insomma, e sono restauratori che trattano i tessuti anche i più preziosi ed antichi, insomma. A questo punto, se ci sono altre domande... No. Bene, io volevo semplicemente, chiudendo quindi questo incontro, ringraziare la dottoressa Vagnina, mia vicepresidente, vicaria dell'Accademia, che tanto si prodiga in questo e in altri ambiti e che ha coordinato il lavoro di allestimento di questa prima, come dire, però è suggestivo, è bellissimo, io... l'ho visto oggi perché ero assente, la settimana scorsa ero all'estero, ma devo dire che veramente... Una cosa posso dire, così capite meglio, mi ero interrotta quando era entrato il Presidente, no, è bellissimo, sono i tessuti e la cromia dei tessuti, sì, il certo. Gioco, ecco, la tavolozza e gli incroci di colore, infatti. È la prima volta che all'Olimpico viene usata l'illuminazione elettrica, pensate, prima si facevano delle rappresentazioni pomeridiane alla luce naturale, luce elettrica che peraltro non aveva ancora un impianto all'interno del monumento, ma prendeva, si alimentava dall'esterno con attacchi esterni, ma all'interno c'erano finalmente lampade e riflettori. Secondo me questa sensibilità cromatica denota un'attenzione o comunque si mette in sintonia con questa novità di percezione, no? Sì, sono tanti gli elementi, in effetti. Comunque il mio ringraziamento rapidissimo è sia per aver curato e ideato anche questa iniziativa, sia per la bellissima conferenza, che non è una conferenza nel modo in cui si è svolta, insomma, in cui l'hai presentata, dicendo un sacco di cose interessanti e di annotazioni anche molto fini e che ho ascoltato come voi, credo, con grande interesse. Ma anche perché, insomma, è un progetto che tu hai descritto bene, un progetto in itinere, quindi è un momento, ecco, dicevo conferenza, non conferenza, perché come sapete lo scopo della notte della ricerca non è di far conferenze o di sentire qualcosa che girando un qualsiasi tasto di un emittente qualunque potete sentire, e il tentativo, speriamo che riesca, ormai collaudato devo dire da numerosi anni, anch'io faccio il mestiere del professore universitario, quindi è il mio mestiere, di far entrare il pubblico nei laboratori della ricerca. Ecco, e Elisa l'ha fatto molto bene, proprio nel mostrarvi il tasso elevato e sempre più variegato di scientificità nel metodo, negli strumenti, nelle fonti che si usa per interventi di questo genere. L'oggetto è un oggetto materiale, no? L'hai detto, però è anche un oggetto immateriale. Ecco, noi come Accademia Olimpica siamo custodi di un grande patrimonio, sia materiale che immateriale. Tutto questo è stato fatto dai nostri predecessori del XVI secolo. Il Teatro Olimpico è il teatro degli accademici olimpici, realizzato da Palladio e da chi gli è succeduto su incarico dei colleghi fondatori dell'Accademia. Quindi noi ci sentiamo in qualche modo custodi, vigili custodi di tutto questo, anche se dall'epoca napoleonica la proprietà è passata
siamo stati espropriati, è passata al Comune. Ma col Comune abbiamo avviato, come diceva prima Elisa, un dialogo che spero sia sempre più stretto, sia per il ritorno a un ruolo attivo dell'Accademia al tavolo degli spettacoli classici, sia, e lì abbiamo davvero bisogno del supporto, insomma, anche finanziario, evidentemente, sia del Comune che di altri partner, per il mantenimento di questo patrimonio, la sua valorizzazione. Visto che siamo qui, vi annuncio, vedrete anche dalla stampa prossimamente, che stiamo per varare un'iniziativa promossa dall'Accademia e dalla Società del Quartetto per il restauro con un sistema di crowdfunding, quindi con risorse che ci vengono da terzi, speriamo copiose, di tutta l'area perimetrale del teatro del complesso, qui la stradella dell'Olimpico, ma anche qui sul Largo Ghete e anche i serramenti e tutto quanto. Quindi speriamo che per il 470esimo anniversario, che cade nel 2025, possiamo varare insieme il restauro dell'Olimpico, che la gente vede da fuori. Quello dell'interno per fortuna non ne ha bisogno, ma magari si può fare ancora qualcosa, no? Proprio per l'illuminazione, come abbiamo detto. E poi il tema dei costumi. Ecco, siamo, come diceva Elisa, molto determinati nella stessa sede dove sono conservati, assolutamente, per fortuna c'è, per fortuna sono al sicuro, perché dove stanno. Però certamente non è un ex cinema come l'Arlecchino, trasformato in magazzino il luogo deputato per queste cose. Quindi il nostro obiettivo, lo dico sommessamente, ma siccome siete in pochi posso spendermi, non sarò smentito da molte persone, che la nostra ambizione è, uno, naturalmente, catalogarli, schedarli, inventariarli, quindi accumulare tutte le conoscenze necessarie sia per la loro conservazione e sia per la loro valorizzazione. Dall'altro lato, farne oggetto in queste forme di un allestimento museale stabile, perché con tutti quelli che abbiamo, anche a rotazione, c'è da farsi un giro ogni altro giorno senza mai vedere le stesse cose. Ecco, quindi questa è la nostra ambizione. Lanceremo forse una specie di, anche lì, di insomma, potremmo anche fare le due cose insieme, il crowdfunding per il teatro e anche per i costumi. Sì, forse qualche casa di moda, di produzione, certo. Ecco, dedicata al settore, chissà che non si riesca. Ma questo fa parte di una nostra visione. Io sono uno storico dell'economia, quindi potete capire, sono un po' storico, un po' manager, sono un po', insomma, lavoro nel mondo dell'impresa, ecco, sia per oggetto di studi che per mia, così, insomma, esperienze e competenze. Perciò l'Accademia, anche con pieno consenso di tutti i colleghi, in primis anche di Elisa, si sta aprendo molto. Ecco, questa apertura alla città, al territorio, ai vari soggetti, questa interazione che stiamo perseguendo, sinergia con moltissimi organismi, noi facciamo appello a tutte le buone volontà per cercare appunto di ridare un patrimonio che non è nostro, è un patrimonio collettivo, un patrimonio di tutti, della nostra storia, della nostra città, ridarlo, restituirlo alla pubblica fruizione nel modo più corretto e anche più attrattivo, perché insomma si parla tanto di Vicenza, città della cultura, capitale della cultura. Questo è un modo proprio per dare concretezza a questo obiettivo, offrendo tutto quello che possiamo offrire al pubblico, non solo ai visitatori e ai turisti, perché guardate, molte volte quello che facciamo serve, facendolo per chi pensiamo da fuori, no? Può venire attratto da quello, poi alla fine scopriamo che serve soprattutto a noi, perché molti di chi
di coloro che stanno sul posto sono gli ultimi a conoscere quello che hanno. Purtroppo spesso è così. Quindi facciamo un servizio alla città nel suo proiettarsi nel mondo, ma noi stessi nel riscoprire, nel valorizzare e nel fruire, visto che siamo qua, possiamo goderci, diciamo, contemplare queste cose tutto il tempo che vogliamo, sono nostre, ne abbiamo diritto e speriamo di poterlo fare sempre di più. Ecco. Grazie della vostra presenza e adesso continuiamo la kermesse perché ogni ora ce n'è una fino a stasera. E quindi grazie che siete venuti, pochi ma eletti come si dice, quindi è andata bene anche così. Grazie.